Buongiorno, Irma Sicarelli. Volevo fare una domanda per quanto riguarda la sonorità di questo brano. È molto marziale, c'è un ritmo particolare ben marcato e anche la voce viene curata con degli effetti e un po' si va a distaccare in qualche modo da quello che sono stati i lavori precedenti. Volevo sapere se questo è un inizio per un nuovo brano, un nuovo album con delle sonorità un po' più evolute, un po' più marcate e anche un po' più aperte a quelle che sono il panorama musicale del rock di oggi. Quindi se nel 2020 ci sarà un nuovo album che comprende questo tipo di brano. Allora, Grazie. intanto grazie a te. C'è da dire che il 2020 per me sarà un anno importantissimo perché sarà un po' l'anno delle mie cifre tonde, nel senso che nel 2020 compirò 40 anni di storia musicale e quindi intendo festeggiare questa ricorrenza nel miglior modo possibile. Proprio per questo ho chiamato anche Luca Chiaravalli per collaborare alla produzione di questo brano. E come ho scritto anche nel comunicato, si sta instaurando un bellissimo rapporto di armonia, di intesa e anche di divertimento proprio, perché quando abbiamo prodotto questo brano ci siamo proprio divertiti. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo creato, abbiamo scritto e poi buttato, scritto e poi buttato, perché tanto è così, si va avanti per tentativi, cioè, per arrivare a questa versione è inutile che ti dica quante versioni precedenti ci sono state, decine, da maggio ad oggi, e ci siamo scannati e continuiamo a scannarci, perché per me il pezzo deve essere più veloce. Quindi lui è responsabile della marzialità di questo. No, ma è giusto che sia così, cioè non si può, è difficile avere sempre proprio l'esatto punto di vista corrispondente su una cosa. Dal vivo sarà più veloce, garantito.